voglio parlare di una cosa semplice semplice proprio, voglio provare a fare i brownie, anche perché devo usare questa cocoa powder organica al 100% della Nutri Superfood, che ho richiesto io la collaborazione, perché vedete, come vedete dai valori, contiene molte proteine. Io cerco di prendere assumere molte proteine naturali, quindi voglio provare queste qua di brownie, ma io sono impedito in cucina, sono tutto a fare i dolci, quindi se ci riuscirò io saranno brownie per impediti o super impediti. Allora, intanto metto a sciogliere un po' di margarina, non basta la fiamma perché già brucia. Scusate il disordine, abbiamo un casino in giro, c'è poco tempo, c'è poca fantasia, vado nel campo proprio per fare le pulizie di casa, proprio la chiva. Allora faccio sciogliere il burro, preparare tutti gli ingredienti, quindi vediamo se oggi a merenda riuscirò a mangiare questi brownie. La prima volta che li faccio, ho trovato una ricetta semplice semplice, ho detto voglio provare, almeno così mi ritrovo pure per domani. Non ne farò tantissimo, come vedete, con sto caldo mettersi a cucinare, perché in questo periodo mi sto riempito di insalate, paste fredde, quindi mo mentre siete davanti ai fornelli a cucinare è proprio una tortura, perché a Milano oggi si è muore. Allora, ho acceso il forno a 180 gradi per riscaldarlo. Adesso io con il mio telefonino che ho la ricetta. Allora, ho messo la margherina, mezza tazza, io però farò le porzioni un po' più ridotte perché solo per me è giusto per sfizio. Poi ci vorrebbe mezza tazza di questa di cocoa, voi potete usare naturalmente il cacao, si presenta così, non vi dico il profumo. E questa si può usare anche per fare i dolci, io però poi la userò anche per farmi frullati, smoothie, con la frutta. Questa mezza tazza, quindi ne userò un po' di meno di una tazza. Ecco qui. Poi dice una coppa 192 grammi di zucchero, io userò questo zucchero di canna che uso spesso. Uso sempre, quindi una coppa, io userò mezza coppa, che sto facendo praticamente la metà delle porzioni. Mezza coppa, poi dici di usare un cucchiaino di vaniglia e un quarto di cucchiaino di quarto cucchiaino di lievito, io siccome userò questo lievito vanigliato, quindi faccio due in uno solo, due piccioni con una fava, polvere lievitante e vanigliata. Quindi praticamente, allora ricapitoliamo, un cucchiaino di vanigliina, quindi o meno di un cucchiaino, è un po' di più, però un quarto di un cucchiaino e facciamo finita. Poi un uovo, che è il numero 2, io ne metto uno perché faccio la metà. Un uovo, mezza coppa di farina, io userò un po' di meno di mezza tazza. Però questa farina tipo 00 sarà che usciranno bene questi cosi. E un quarto di cucchiaino di sale, quindi ne userò proprio un pizzichino. Ecco qua. Quindi armiamoci di frusta e di tanta sana pazienza. Oggi così, mi è presa questa fantasia dei brownie.
come dicevo, ho richiesto io la collaborazione a questo organic cocoa powder della Nutri Superfoods, e sono curioso perché, come vi dicevo, io unicamente uso proteine naturali, quindi questa era un'aggiunta, lo posso integrare, inserire, non lo so, nei frullati, ecco, nei dolci. Non so se sto girando in senso orario o anti-orario, se è giusto il senso. Che certe volte conta pure come giri, quindi, roba, ingredienti. Allora, ho imburrato questa piccola teglia e adesso ce lo vado a sbattere dentro. Il forno sta già preriscaldando. Adesso dopo me lo lecco proprio bene. Come dicevo, questi dovrò chiamare brownie per impediti. Io sono proprio super impedito. Però non è detto che uno perché non è bravo a cucina non si può mettere a cucinare, a fare, a sperimentare. Anche a fare cavolate, lo sti cavoli. Ognuno nella cucina sua fa quello che gli pare. Poi non vedo l'ora di leccarmi questa scodella. Quando vedo i video ricette dico minchia quanto vorrei star là solo per leccarmi le scodelle. Oggi mi posso leccare la scodella come mi pare e piace. Ma perché voi che fate le ricette non ve le leccate le scodelle? Capito? Ed ora la metto nel forno per 20 minuti. E allora i brownie si cuociono per 20 minuti. Io mi pulisco la scodella. E devo dire che il composto è buono. Bravo Saverio. Io molto elegantemente finito pulisco le scodelle, do la sistemata della cucina e dopo ci vediamo per vedere il risultato dei brownie come sono venuti. Ma devo dire che il composto ne balza la pena, quindi pure se i brownie non crescono, rimangono piatti, fanno schifo, però il composto ne valsa la pena questa fatica. A dopo. Eccomi qui, ritornata nella postazione, sudato ma felice perché ne valsa la pena, cioè ci ho messo 20 minuti d'attesa, 5 minuti per fare la ricetta, un attimo, però ta-da, risultato. Sono soddisfattissimo perché non si sono attaccati, non si sono bruciati, sono venuti morbidi, profumano, quindi io ringrazio ancora la Nutri Foods con la loro organic cocoa powder. Vi lascio giù nel link, nell'info box il link, il superfood, perché proteine naturali, e questi ci sono fare dolci, poi lo voglio provare per fare i frullati, e ve la rimaniamo se facciamo merenda con i brownie, la prima volta che vi faccio. Buone. Già non vedo l'ora di faccio colazione domani mattina. Se sono mio non li faccio toccare a nessuno. Non muore. Se ci sono riuscito io che sono impedito, ma è impedito e fa come un complimento, ci vuole riuscire chiunque. Yes. Io preferisco che ne mangio un altro perché sennò poi non vuoi esagerare. Anche se sono leggero ci ho messo lo zucchero di canna. E come sì, ci vediamo al prossimo video. Ciao.